In 3 anni di attività sono stati più di 1.300 i siti inquinati sequestrati dalle forze dell'ordine sul territorio regionale. Il protocollo fra Regione Puglia e le forze dell'ordine è stato prorogato di un anno, cioè sino a fine 2011. Alle forze dell'ordine spetteranno i sopralluoghi, il monitoraggio dei siti inquinati. L'ARPA Puglia provvederà al campionamento e indagine analitica per la verifica dello stato di contaminazione dei siti, nonché le attività di coordinamento e gestione finanziaria per le forze dell'ordine. Il CNR svolgerà attività di coordinamento della gestione dati, acquisto attrezzature informatiche e continua implementazione delle banche dati. Non siamo una regione dove si commettono più crimini o più illeciti amministrativi contro l'ambiente, assolutamente no. Siamo la regione che ha adottato uno strumento per contrastarli, per prevenirli, per contrastarli e poi per reprimerli. Generale, ma in Puglia ci sono più discariche abusive oppure è il controllo che funziona di più? È il controllo che funziona di più, chiaramente. I risultati sono importanti perché è venuto fuori e viene sempre più fuori un settore sommerso, illegale, che va sicuramente represso per la tutela ambientale e la sicurezza dei cittadini pugliesi. È un settore quanto legato alla criminalità organizzata? Attualmente non ci sono segni specifici di organizzazioni criminali operanti in loco. Sicuramente vi sono dei segni criminali di operazioni e associazioni a delinquere che vedono la Puglia come regione anche di transito.